Allora, buon pomeriggio, cominciamo la sessione del pomeriggio. Grazie a tutti per essere rimasti e tornare. Allora, io sono Patrizia Marti e appunto ho partecipato all'organizzazione di questa conferenza. Insegno all'Università di Siena e Eindhoven Technical University. Appunto, avete sentito l'intervento della collega stamattina. La tavola rotonda del pomeriggio ha il titolo Testi digitali nella scuola, esperienze, idee e progetti. Quindi avete visto, nella mattina abbiamo cercato di individuare un po' il posizionamento delle varie opinioni sul libro digitale e sulle risorse digitali. Oggi pomeriggio ci occupiamo di politiche, ci occupiamo di standard e anche di idee progettuali, quindi cerchiamo anche di raccogliere delle proposte. Prima di iniziare con la presentazione dei relatori, volevo condividere con voi una brevissima riflessione. E la riflessione è questa: appunto, io insegnando in una università straniera sperimento poi sulla mia pelle tutti i giorni la schizofrenia di adattare anche le modalità di insegnamento a due sistemi educativi che sono profondamente diversi. Ma mi sembrava interessante, ed è una cosa che mi ha colpito subito quando ho cominciato ad insegnare ad Eindhoven, è il fatto che, pur trattandosi di una università tecnica, è una delle tre università tecniche olandesi, c'è un grandissimo dibattito sull'uso delle risorse digitali e delle tecnologie nell'apprendimento, ma per loro il problema non è mai e non lo è mai stato a livello delle tecnologie. Non parlano mai di tecnologie, le tecnologie le usano e le usano con una grandissima disinvoltura, facendo anche delle sperimentazioni molto ardite, vorrei dire, ma il dibattito è sempre sul design delle attività didattiche, quindi il ruolo del docente, il ruolo dello studente e che cosa fare insieme. Mi sembra interessante soprattutto che questa riflessione la faccia soprattutto una technical university, dove una università che le tecnologie le produce, le sperimenta e dove appunto per loro è chiaro che il problema non è la tecnologia, ma è il modo in cui viene usata, il modo in cui viene anche pensata per fare cultura. Sostanzialmente, quello il loro un po' il loro mandato come università è quello di rispondere alla domanda che ogni studente dovrebbe farsi e che è quella: che cosa voglio diventare, che ruolo voglio avere nella società. E quindi dalla scuola fino all'università cercano di sostenere gli studenti a sviluppare una risposta a questa domanda. E ripeto, la tecnologia è uno strumento tra gli altri, quindi non è questo il centro del dibattito, ma insomma mi sembrava interessante che questo messaggio venisse da un'università tecnica. Allora, prima di iniziare devo darvi alcune informazioni. La prima informazione è che, sapete, stiamo andando in diretta streaming su Rai Educational, ma la registrazione di questa conferenza sarà disponibile a partire dalla prossima settimana sia sul canale YouTube della Normale e sia sul sito Rai Educational, quindi poi sarà possibile scaricarla ancora. La seconda informazione di tipo molto pratico è che chiuderemo alle 5 e ci sarà un caffè, un tè, quindi chi di voi vorrà fermarsi dopo ci sarà la possibilità. Dunque, la tavola rotonda è organizzata, abbiamo
diversi relatori, tra loro dirigenti scolastici, abbiamo poi i rappresentanti dell'editoria e poi abbiamo degli esperti dal Ministero e dall'Università. Quindi seguiremo questo filone. Tra gli esperti universitari abbiamo anche la voce di chi si occupa di accessibilità e di disabilità, che è un tema che è stato sollevato più volte stamattina, quindi proveremo ad approfondirlo. Partiamo dunque con la voce e l'opinione dei dirigenti scolastici.